Addirittura i fuochi d'artificio, bellissimo. Ah, ma sta attaccando Ken. Povero Ken, cosa ci fai là? No, mi hanno fatto fuori Ken. Tocca aspettare e sperare che non muoia nel frattempo. Oh, che frustrazione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su questa serie dedicata a Stranded Alien Dawn. Torniamo in partita subitissimo dopo l'ultimo episodio e andiamo avanti perché voglio proprio sviluppare questo accampamento. Vorrei che si concentrassero sulla ricerca e sulla creazione dei metalli. Così costruiamo le reazioni. Una volta costruite le reazioni, toglierei il camino e spostiamo queste stufe nel resto della costruzione, in modo che scaldino un po' l'ambiente in tutte le parti e le reazioni, insomma, pensino a trasferire l'aria calda nelle varie postazioni, insomma, nelle varie parti della casa. Simon sta ricercando, sono molto contenta. Fatemi controllare le attività. Oh, intanto è giustamente l'ultimo dell'anno, quindi adesso vanno a celebrare il passaggio dell'ultimo dell'anno. Simon ha ricerca come priorità e anche il crafting, benissimo. Intanto che loro festeggiano, volevo cambiare un po' la quantità di pipe da fargli fare, perché ogni volta ne fa due alla volta, poi le fumano e sono sempre senza e ricomincia a fare praticamente solo quello. Almeno se ne faccio fare un po' e dovrebbero bastare. Oh, ma stanno celebrando proprio in grande stile! Addirittura i fuochi d'artificio, bellissimo! Ma che bello! Non so come abbiano fatto a creare i fuochi d'artificio, ma non facciamoci troppe domande. Intanto però hanno il raffreddore in due. Speriamo che il raffreddore non peggiori, che non vada in polmonite. Però anche se fosse, abbiamo effettivamente l'antibiotico, per cui non dovrebbe essere un grosso problema. Per cui non dovrebbe essere un grosso problema. Vediamo un po' le altre gestioni. Allora, Laila che si occupa di fare vestiti. Va bene, a proposito di vestiti, siamo praticamente in primavera ormai e non abbiamo vestiti primaverili. Facciamogli fare un po' di magliette. Volevo fargli fare un po' di giacche leggere. Un po', due. Le solite due. Di pantaloni leggeri. Un po' di scarpe. Mettiamo quelle leggere. Sì, dai, mettiamo quelle leggere. Dai, quelle estive. E poi i cappelli da baseball, che sono un po' versatili. Vanno un po' bene per tutto. Chi è che ci attacca? Allora, chi è che ci attacca loro? Li arruolo tutti quanti, sì dai, tutti quanti. Vedete qua? E attaccate questi rompiscatole. Vai Simon, comincia tu che sei più vicino. Bravo, attaccali tutti. Dai. Bene. Questo sta distruggendo la staccionata. Non ero pronta al fatto che potessero distruggere le staccionate. Pensavo che andassero sempre di là. Male, molto male questa cosa. Simon... attacca anche quelli volanti. Fateli fuori tutti. Non voglio prigionieri. Ne mancano due. Dai, non perdiamo tempo, andiamo a farli fuori. Così poi continuiamo le nostre attività. Manca l'ultimo. Simon praticamente fa tutto da solo. Ottimo. Bene ragazzi, liberi tutti, andate a fare quello che vi pare, che abbiamo una civiltà da portare avanti. Poi, nel frattempo, mi sono un attimo informata su quello che poteva essere la lamentela riguardante i tappeti. E praticamente nel building, nella parte di flooring, quindi di pavimentazione, c'è la possibilità di mettere il pavimento in pietra, il pavimento appunto in soft carpet, che io pensavo fosse tappeto, in realtà è la moquette, la classica moquette stile americano, insomma. Quindi, visto che vogliono la moquette, mettiamogli la moquette nelle stanze. Le mettiamo così, ok. E poi, visto che c'è anche il parquet, nel resto della casa, nelle stanze quantomeno, ci metterei il parquet. Rendiamo questa casina un pochino più bella. Poi finiamo anche qua il muro di legno, ok. E qua volevo metterci una porta aperta, quindi senza proprio chiuderla. Ma
così in modo da poterci passare in mezzo e rendere questa sala tipo sala comune. Poi tra le cose che possiamo costruire c'è anche qua il coso per le freccette, e glielo metterei tipo qui, così hanno un divertimento in più per potersi svagare. Simon che fa? Le pipe. Ecco, voglio vedere se effettivamente ne fa, facendone 10 alla volta, rimane un po' di scorta, perché effettivamente le pipe stanno andando parecchio. Qua ci sono delle strutture rotte, dovrebbero occuparsi di aggiustarle, speriamo bene. Dai, la raffreddore, va bene. Ok, sta andando a riparare la fence, come si chiama? La staccionata. Bene, bene, bravo Ken. Jayla va a dormire. Non sarebbe ora di dormire, Jayla, però fa un po' quello che ti pare. Qua stanno costruendo già il pavimento, meraviglioso. Ma qui posso fare già il cemento? Non so cosa potermene fare del cemento. Ma intanto lo creo, vediamo se mi sblocca qualche cosa. Oh, ma abbiamo anche la balestra qua. Cavolo, facciamo anche due balestre. No, le pipe ne fa comunque due alla volta. Così non fa altro praticamente, però. E se non fa altro devo dare a qualcun altro l'attività di ricerca. Vediamo chi potrebbe farlo. Intelletto 2, 2, 1, 6. Jayla, devi farlo tu per forza. Ti tolgo il tailor. Anzi, ti tolgo il mining qua. E ti metto la ricerca. Anche se adesso col fatto che arriva la primavera, qua dovranno occuparsi di harvestare. Quindi la ricerca a te non va bene. Tu dovrai fare per forza piantare e harvestare. E allora facciamo che Alara la facciamo ricercare, anche se non c'entra molto con quello che sono le sue attività né la sua predisposizione, però la facciamo diventare un'esperta, perché non fa nient'altro, se no. Tanto piove, meteoriti che cadono. Earthstroke. Infarto? Come infarto? No, heatstroke, madò. Mi sono spaventata. Heatstroke vuol dire colpo di calore. Ma perché c'è ancora sul cappello? Dai, leviamo il cappello. A tutti quanti leviamo il cappello, che adesso fa caldo. Eh sì, primavera. Va bene, togli tutto. Togli il cappello. Togli il cappello. E togli il cappello. Perché hanno ancora, giustamente, hanno 30 gradi in camera, poveretti. Troppo, troppo, troppo. Allora, questa trasferiamola. Trasferiamola qua fuori. Una. Quest'altra la trasferiamo qua. Questo lo distruggiamo. Una stufa la spostiamo tipo qui. E quell'altra lì vediamo cosa farne. Quest'altra qua si potrebbe spostare tipo qui. Ok. Così distribuiamo il riscaldamento in modo diverso. E appena costruiranno la ventilazione dell'aria si andrà a distribuire meglio. Andiamo ad aprire le finestre qua. Che è un po' uno sbattimento il fatto di doverle fare manualmente tutte le volte. Perché non è che lo fanno subito. Lara sta raccogliendo i funghi. Bene, perché siamo finalmente in primavera. Ragazzi, abbiamo superato finalmente l'inverno. Siamo in primavera, quindi si torna a harvestare. Finalmente ad avere le piante verdi intorno, fiori e i nostri raccolti fertili da coltivare e raccogliere. Bene, Lara cucina, Ken fa il parquet. Simon si prende da mangiare. Vediamo come siamo messi. Ne ha 6 in stock, va bene. Lara ricerca, meno male, perché Simon pensa solo alle pipe. Simon al raffreddore, va bene, ce ne faremo una ragione. E Laila sta seminando, vero? Brava Laila. Tra l'altro ti piace anche farlo a te? Sì, perché gli piace farlo, per cui perfetto. La simpatia per Ken è sempre più forte ed è anche ricambiata. Sono proprio curiosa di vedere come si svilupperà. Poi appena sblocchiamo le batterie, se si dessero una mossa però a ricercarle, vorrei, ecco, ricerchiamo anche le parti elettroniche.
Anzi, si può eliminare qualcosa. Sì, rimuovi dalla coda e anche questo. Metto prima questi e poi la ricerca della... insomma, l'esplorazione. Perché voglio ricercare come fare le parti elettroniche per fare la batteria e dopo la batteria andiamo a fare l'elettricità. Qui abbiamo 27 gradi vicino, 20 gradi qua. Non credo serva ancora il riscaldamento, Fuori abbiamo 13 gradi, vabbè, forse ancora sì. Vediamo come stanno. Raffreddore, vabbè. È nuovo giorno, tutti svegli. Là la mattiniera è già andata a seminare, perfetto. Hanno tutto il raffreddore adesso praticamente. Ok, costruisci il parquet. Bravo, bravissimo. Così dovrebbero smetterla di lamentarsi del fatto che sia una specie di caverna con il pavimento fatto apposta. Ancora dei pezzi, vediamo un po' se l'umore migliora anche in questa circostanza. Controlliamo i vestiti. Tutto bene. Questo ha le scarpe quasi consumate, tra un po' gliele facciamo cambiare. Ken taglia la legna, perfetto. Simon, fai qualcos'altro, per favore. Vai a fare un po' di metallo, per favore. Dai, lascia un po' le pipe e facci un po' di metallo, che voglio fare gli air vent. Vediamo se c'è qualcos'altro, qualche altra zona dove possiamo andare a minare. Qua mi sa che sono finite. Qui anche. Forse qua. Oh, forse qui. Sì, che ce n'è. Oh, bene. Bene, prendete tutto qui. C'è questa parte blu che invece non si prende, non si raccoglie. Però questi qua sì, teoricamente. E devono ancora osservarli. Devono ancora osservare un sacco di cose. Ma cominciano ad avere talmente tante attività da fare che la crescita in quel senso lì è un pochino rallentata. Oh, la stanza qua dovrebbe essere conclusa. Vediamo se adesso finalmente lo riconoscono. Oh sì, I like the floor covering in this room, quindi gli piace il pavimento. Adesso non c'è più quella parte lì che dicono che sono in una caverna. Guardate quante cose che li rendono felici, finalmente. Ok, ho mandato Ken a minare, così ci prende il metallo. E voglio finalmente finire questa roba. Bravo Ken, mina tutto. Oh, intanto abbiamo ricercato i tessuti con la paglia. Ora Simon, falli subito a sto punto. Dunque, i tessuti con la paglia, che sono questi, me ne fai almeno 50, dai. 50 sì, ci servono. Oh, di nuovo la cenere acida. Ma questa cenere acida non è che per caso arriva da qualche vulcano tremendo che prima o poi ci devasta? Così è. Per dire. Adesso influirà sul loro respiro. Infatti hanno respiro corto. Magari gli fa venire pure la polmonite. I pannelli solari producono meno elettricità, anche se adesso non la stiamo usando. Ken è in rischio meltdown perché sarà pure stanco, poveretto. Però almeno ci porta un po' di minerali per fondere il ferro o comunque il metallo. Beh, Lara e Simon, col fatto che sono nella stessa stanza, chiacchierano. Magari fanno amicizia, finalmente. Ken trasporta. Bravo Ken, guarda, puoi sfogarti tranquillamente come ne hai voglia. Ecco, Lara c'ha già la polmonite. Sì, curati da sola. Che ci abbiamo gli antibiotici, li puoi prendere. Intanto abbiamo degli animali aggressivi che stanno per attaccarci. Speriamo di darci una mossa. Jayla, anche tu c'hai la polmonite? Dai, curati da sola, che sei capace. Prenditi l'antibiotico. Simon, già c'hai le polmonite. Se poi fumi, insomma, non mi sembra una grande idea. Tanto li seleziono tutti perché tra un po' devo farli combattere. Ok, stanno attaccando, ragazzi. Stanno attaccando tutti. All'attacco. Cioè, o meglio, alla difesa.
Ah, ma stanno attaccando Ken. Povero Ken, cosa ci fai là? Stavi lavorando tu? Ma poverino. Vai qua. Vai a rifugiarti. Stanno attaccando, guardate, guardate che pigliacchi. Vi faccio distruggere da Simon, dal suo cannone. Dai Simon, fai fuori tutti. Fai fuori tutti. Ken non può combattere perché è troppo buio. Dovrei fornirgli anche delle luci effettivamente. No, mi hanno fatto fuori Ken. Qualcuno lo vada a recuperare. Simon, pensa tu a Ken, per favore. Vai a recuperarlo. Avevano finito? Sì. Tutti liberi. Tutti liberi. Ma non devi lasciarlo giù, Simon. Mannaggia a te. Prendilo. Dai, portalo là e fatelo guarire prima che mi muore. Sanguina poco, però sanguina. Guardate quanta roba c'ha su, poverino. Dai, salvate Ken, per favore. Allora, chi è che è il più riposato di voi? Jayla riposata. Tutti riposati. Jayla, allora, fa una roba. Curati da sola. Simon, cura Ken, per favore. Dopodiché, Jayla, per favore, cura anche Lara. Vediamo Ken come sta. Ok. Simon si sta occupando di lui. Vediamo se sale la vita qua. 73, no, sta scendendo ancora. Dai Simon. Lara ha raggiunto il livello di cura 3. Molto bene. Non si può curare Ken. Perché? Lui continua a sanguinare. Lei l'aspetta a cure. Ma per cosa? Curati da sola. Dai, non scassare. Che stai bene. Lara, pure tu rompi le balle. Cosa che vuoi? No, tu stai bene. Simon, sta bene. Deve solo occuparsi di Ken. 76-77, ok. Si sta riprendendo. Però ha un sacco di ferite, mamma mia. Non so cosa. Mi sa che stava minando. Sa che era là a minare e l'hanno attaccato. Non mi sono accorta che era là, se no lo andavo a prendere. E Simon intanto ha raggiunto il livello di cura 4. Molto bene. Ok, Ken si sta abbastanza riprendendo. Bene. Poi metterei nell'attività l'attività di heal a tutti quanti. Ma uno proprio. Anche chi non è capace. Che quella deve essere la priorità per tutti. Come mi avete anche suggerito voi, tra l'altro, più di una volta, ma mi dimentico sempre. Layla è a rischio meltdown. Perché? Ha del dolore. E ha... no, la polmonite a causa della cenere, ma è soppressa al momento. È stressata, insomma, c'è poco cibo. Poco cibo come mai? E beh, lo sta cucinando Lara, dai, un po' di pazienza. Ken è in ripresa. È in ripresa, bene, bene. Simon, che fai tu? Sta craftando, bravo. Devi fare anche le bende, mi sa, perché le abbiamo fatte fuori un po'. E anche il balsamo qua. E anche le bende, ma non abbiamo abbastanza materiale. Eh sì, Simon, devi darti da fare. Ken aspetta ancora un trattamento, ma porcosa. Non ci sono abbastanza medicine? Abbiamo finito anche... eh sì, gli antibiotici. Lara... o Layla, dove sta? Layla, fai per favore... oh, non abbiamo neanche il materiale per fare gli antibiotici. Male, malissimo. Perché ci serve il grano, per questo deve ancora crescere. Siamo a corto di materia prima. Che questa è ancora al 32%. Male, malissimo, malissimo proprio. In tre rischio meltdown, ci credo. Siamo tutti messi malissimo adesso.
Non ci sono medicine e non ci sono neanche materie prime per fare le medicine. Siamo veramente messi male in questo momento. Ella va a riposarsi, va bene. Simon va a finire il pasto precedente, che si vede che l'aveva lasciato a metà. Siamo in un momento critico. Portiamo su come priorità i tessuti fatti di paglia, così li fa per primi. E con quelli facciamo anche le bende, perché sennò non ce la caviamo più. Devo dare da mangiare a Lara, che sta morendo di fame, bene. Pure Jayla è a letto, però praticamente deve fare tutto Simon in questo momento. Oh, Ken si è svegliato. Fantastico. Pensavo non si sarebbe svegliato, che mancava la medicina, invece ce l'ha fatta lo stesso. Bene. Bene, bene. Chissà se vale anche per gli altri questa cosa, allora. Guarda com'è attivo Ken. Si è già alzato a fare tutto. Sta già costruendo anche gli air vent. Le ventilazioni dell'aria. Costruito anche questo. Il coso per le freccette. Bene, finalmente abbiamo anche la reazione dell'aria. Bravo Ken. Bene, Ken va a minare. Perfetto. Qui le piante stanno andando avanti a crescere. E Simon fa i tessuti per le bende. Ottimo. Ottimo, ottimo. Mentre le due donnine qua sono a letto. Alla polmonite. Finalmente la cenere tossica è finita, così almeno possono tornare a respirare. Qui le lucertole alate stanno facendo banchetto. Stanno cibandosi tutti quanti di questi insetti che io non sono ancora riuscita a studiare, perché li mangiano troppo in fretta. E vabbè, anche stavolta le studiamo la prossima. Simon da mangiare a Jayla, perché giustamente non sta mangiando. Siamo a 20, deve arrivare a 50. Ah, ma perché li sta mettendo nel pavimento? Oh, devi fare le bende, devi fare, mannaggia a te. Adesso che c'ha questa di priorità, non posso dirgli non farlo. Bravo Ken che fa il pavimento, però c'era un'altra cosa come priorità, magari un po' di logica, mannaggia a voi. Sta vomitando Ken, perché vomita? Ah, mal di stomaco. Perché? Ah, Lara ha la polmonite. Porca misera, la polmonite. E non abbiamo gli antibiotici. Porca miseria, non abbiamo gli antibiotici. Ci tocca aspettare la materia prima. Ma non è ancora pronta la materia prima. Oh, che frustrazione. Oh, Jayla si è ripresa però. Oh, meno male, Jayla si è ripresa. Dove sta andando Jayla? Ah, si sta lì seduta. Vabbè. Il fatto che si sia ripresa mi piace molto. Tanto segniamo le poltrone, che quando l'avevo ancora fatto. Che fai Jayla? Ti occupi delle torce, va bene. Ken sta sempre minando. Lara non ce la fa e ha la polmonite. Non ci sono da qualche parte le pannocchie da raccogliere. No, non ce n'è neanche una pronta. Qua neanche. Non è proprio stagione per le pannocchie. Eh no. Al 50% stanno. Tocca aspettare e sperare che non muoia nel frattempo. Come mi frustra questa cosa. Come mi frustra questa cosa. Prossima volta, sapete, adesso aumento il numero di antibiotici. Altro che 5. Ne facciamo almeno 10 in scorta. Perché qua basta che si ammalano 3 persone di seguito, finiscono tutti. Mannaggia. Anche Jayla sta male però, Anche lei ha mal di stomaco.
Qualcuno deve dare da mangiare a Lara intanto. Che tra l'altro non sta più cucinando nessuno. Porca miseria, non sta più cucinando nessuno. Devo dare la priorità di cucina a... a Simon, per forza. Gli tolgo il crafting. Anzi, gli tolgo la ricerca e gli metto la cucina. Per forza, se no non andiamo avanti qua. Non cucina nessuno. Pure Simon sta male. Oh, c'è proprio in giro l'influenza. Non ho mai desiderato così tanto che si che maturassero il... che maturasse il grano. Jayle ha raggiunto il livello 6 di farming. Benissimo. Ken va a dormire, che non ce la fa. Cos'ha Jayle? Ah, mal di stomaco, ok. Ma, ragazzi, allora, questa puntata è stata abbastanza stressante. Non tanto perché sono infelici, quanto perché, insomma, si stanno ammalando. C'è una tendenza ad ammalarsi in questo periodo che... sta mettendo a dura prova i nostri sopravvissuti, che stanno sopravvivendo a fatica. C'è questa epidemia di mal di stomaco. Lara non riesce a svegliarsi e aspetta per forza l'antibiotico. E l'antibiotico non lo possiamo ancora creare. Dobbiamo aspettare per forza che il grano maturi. E non ho molto altro da fare, a meno che si possano fare gli antibiotici con qualcos'altro. Ma io non credo proprio. No, solo con il grano si può fare. Vabbè, ragazzi, per questa puntata mi fermo. Andiamo avanti da qua. Sperando che Lara sopravviva e che si riesca a fare in tempo il grano per farci gli antibiotici. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Lasciatemi i vostri commenti come al solito. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Un bacio, ragazzi!